Sono 12 cantieri aperti dalla provincia di Teramo volti a recuperare 33 aule per le scuole superiori del territorio. Un imponente lavoro visto la condizione creata dal Covid e già fortemente segnata dal sisma, come nella situazione dell'istituto marino inagibile chiuso dal 2016. Un riassetto, quello delle scuole superiori, che sta portando i vertici provinciali ad una profonda riorganizzazione delle classi, che in alcuni casi devono essere spalmate sulle altre scuole del territorio che hanno disponibilità, creando però non pochi disagi a professori e insegnanti. Abbiamo aperto 12 cantieri su tutta la provincia di Teramo, abbiamo ricavato 33 aule richieste dai dirigenti scolastici. Da dire che queste 33 aule sono venute fuori dalla riunione avuta il 17 di agosto, quindi insomma un miracolo da parte del nuovo dirigente e degli uffici dell'edilizia scolastica. Quindi insomma abbiamo cercato di dare delle risposte alle scuole che ce le chiedevano. Alla riapertura che situazione ci sarà in provincia? Abbiamo da delineare ancora la situazione dell'Ipsia Marino, del Mille e dell'Einstein, per il resto tutte le scuole hanno gli spazi che hanno richiesto. Inoltre questa mattina, dopo le proteste dei giorni scorsi, sit-in sotto la sede della provincia da parte degli insegnanti e alunni della scuola Ipsia Marino. Abbiamo accolto una delegazione di scuole, dei ragazzi, di docenti con cui ho dialogato e parlato in maniera educata e tranquilla e civile, quindi fino a quando ci sono questi tipi di protesta, legittime tra l'altro, io sono sempre predisposto ad un confronto e a un dialogo aperto con loro. Martedì avremo un incontro con i dirigenti scolastici e il nuovo responsabile provinciale e cercheremo comunque di portare a casa una soluzione che sia operativa e favorevole per tutti i ragazzi che frequentano queste scuole di Teramo. Più di questo non si poteva fare, soprattutto perché non abbiamo sedi, abbiamo cercato anche di fare abbiamo chiesto anche dei preventivi per avere dei locali prefabbricati, ma avevamo bisogno di 350 metri quadri di spazio che non abbiamo in prossimità dell'Ipsia e dell'Ite Alessandrini, quindi comunque l'avremmo dovuto costruire. L'unico spazio disponibile era alla Cona, dove abbiamo l'istituto Forti. Capite benissimo che lì era fuori da ogni portata e quindi non è stato possibile nemmeno utilizzare questa soluzione che erano i prefabbricati.